Un attimo. Ok. Oggi ragazzi, oggi ragazzi, come dice il titolo, mi sono comprato 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurine. Appena spacchetteremo queste 6 figurine, più tardi ci sarà un altro video che io già so che. Perché mia madre e mio papà mi hanno comprato due cose. E più tardi ci sarà un video in cui vi farò vedere cosa mi hanno comprato mia madre e mio papà. Queste due cose. Cosa mi hanno... Cioè, allora... Il motore che passa. Più tardi ci sarà il video. Per farvi vedere le due cose che mi hanno comprato mia madre e mio papà. Mia madre e mio papà. Va bene. Ora spacchetteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurine. Non ho potuto fare il video in cui vi farò vedere il completino, ma più avanti ve lo farò vedere. Andiamo alla prima figurina. Allora, facciamo una challenge. Facciamo chi trova più giocatori del Napoli e Atalanta. Facciamo lo scontro tra Napoli e Atalanta. Il Napoli è in casa e l'Atalanta è in trasferta. Via! Chi è questo? Alessio Romagnoli del Milan. Gioco Bonaventura del Milan. Gianluigi Donnarumma del Milan. Tutti Milan. E vabbè pure. Giuseppe Meazza allo stadio dell'Inter, che è pure lo stadio del Milan. Finalmente qualcuno che non è del Milan. E tre giocatori del Pescara che sono Leonardo Mancuso, intanto mia nonna che passa, Gaetano Monachello e Andrea Cocco. Puoi chiudere per favore? Questo lo stacchiamo. Arrivederci. Non me ne faccio niente di queste cose. Chiudi. Andiamo al secondo pacchetto. Oh! Stefan De Vrio dell'Inter. German Pezzella del Fiorentina. Federico Viviani dello Spal. Succo. La squadra dell'Hellas Verona e la squadra del Brescia, che ce l'ho 3.000 volte. Ancora nessun giocatore del Napoli e dell'Atalanta? Cioè, abbiamo Lorenzo Ariaudu del Frosinone, Rodrigo Palacio del Bologna, Scuffetto dell'Udinese, lo stadio Dacia Arena dell'Udinese e la maglietta della Lazio. Mi sa che questa partita finisce 0-0. Mi sa. Ancora abbiamo due pacchetti da aprire. Ma comunque, me li vedo, aspettate. Abbiamo Pasquale Scattarella dello Spal. Collei del Sampdoria. Falcinelli del Bologna. L'allenatore Gennaro Gattuso del Milan e tre giocatori del Brescia che sono Dimitri Bisoli, Leonardo Marosini e Luca Tremolada. Aspetta, cosa ho detto io? Abbiamo Matteo Scio della Juve, ma Joao Mario dell'Inter. Cristian del Fiorentina, tre giocatori del Padova che sono Luca Belingheri, Luca Cremenze e Alessandro Capello. E tre giocatori del Venezia che sono Luca Lezzerini, Guglielmo Vicario e Maurizio Domizzi. Ragazzi, ultimo pacchetto 0-0. Oh, papà, papà.
Io me lo guardo. Vediamo. No, non me lo voglio guardare. Abbiamo Donzai del Bologna. Olsen della Roma. Camillo Lociano del Frosinone. Punto. Tre giocatori del Cosenza che sono Danilo Capella e Tommaso Dorazzo. E poi la squadra femminile del Florentino. Nessun giocatore dell'Atalanta e del Napoli. Di solito li trovo sempre i giocatori del Napoli e dell'Atalanta. Oggi che devo fare questa challenge non c'è nessuno. Come il suo fatto? Boh. Comunque ragazzi, ci vediamo più tardi con il video, così vi farò vedere queste due cose. Bene? State pronti al video. Allora, vi porterò pure un video in cui vi farò vedere il completino. Questa già è la maglietta. I pantaloni, i calzettoni e le scarpe come saranno? Nel prossimo video lo andremo a vedere in un prossimo video. E niente, che se non ci qua, giusto, lasciate 20 like con 30 iscritti. E se si mi ricordo pronto. E niente, che se non ci qua, ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao.